l'amico Grazie a Daniele te. Faccio io una che mi chiosa, ha poi tu avuto la fai pazienza di no. ascoltarmi. Anzi. Ringrazio Salvatore Avolio che ha fatto questa ripresa. Ringrazio i visitatori Spettatori, che sono tanti. che stanno. Sì, un attimo solo facciamo una chiosa. Io ci tengo a ringraziare a nome di tutta Piscina, la Salvatore Fioretti, perché lui è la memoria vivente del nostro quartiere. Se non ci fosse stata questa mostra, probabilmente la mia generazione e quelle che verranno non avrebbero mai conosciuto la vera storia di Piscina, che poi è stata anche tramandata attraverso opere letterarie di Salvatore, La terra del Salvatore, Com'era bella Piedimonte. E poi ci sono stati anche altri scrittori, Luigi Siga, il diacono l'altro Siga. Cioè, quindi Piscina lo vuole ancora lasciare un segno per le nuove generazioni. Ed è giusto che sia così, perché senza il passato non c'è il futuro. Io lo dico sempre, il presente lo si vive proiettandosi nel futuro, ma senza riconoscenza del nostro passato io non posso proiettarmi nel futuro. E io voglio fare una chiusura con un verso di una mia poesia finale che ho dedicato proprio appunto Piscina, al mio quartiere natio, che non ho mai lasciato, nemmeno per proposta allettante per il nord di lavoro, sono sempre restato qui a combattere, perché credo che il vero piscinolese non sia solo quello là che ha venduto le case e si è andato al nord giustamente per un lavoro migliore, ma è quello che resta e combatte, che veramente qui si combatte in questo territorio e lo si fa con la cultura. Poi volevo fare una digressione giusto sulla festa del Salvatore, come diceva Salvatore. La festa del Salvatore è un po' il perno che tiene tutti gli elementi insieme. Come la Virtus è stata un'istituzione, lo è ancora, il Salvatore era il momento, come dicevo, di aggregazione collettivo che invitava la collettività a prendere parte alla vita del villaggio. E noi non a caso, con l'associazione mia, con Salvatore Avoli e altri amici, nel 2016, dopo più 40 anni di assenza, avemmo quell'intuizione di fare non tanto la festa perché siamo stati persone oneste, ma il ricordo della festa del Salvatore e ci fu anche la tua prima mostra espositiva. Il mio invito è che verranno ancora altre feste del Salvatore, che sia fatto sia dal punto sacro che quello là profano. Quindi noi vogliamo coinvolgere tutti insieme la parte religiosa che non va mai dimenticata del Salvatore protettore e anche la parte un po' più mondana che ci deve dare comunque un contributo. Scusate se ho parlato tanto, faccio il finale del verso della poesia, l'opera sta nel libro Non riesco a essere infelice della casa editrice Diogene Edizioni, giusto citarla, e dice così. Piscinola non è altro che un forte grido straziante, che lo percepisci anche se sei distante, ma non bisogna pensare solo a una terra assordante, ma piuttosto un posto misterioso e affascinante. Grazie. Dai. Credeci.